splendida giornata anche questa domenica qua a Fagagna per questa 43esima edizione del Palio dei Borghi. Ci sarà la rappresentazione di 4 spettacoli della durata di circa 20-25 minuti l'uno da parte di ogni borgo, e poi ci sarà la corsa fra i 4 asini dei vari borghi che consegnerà a cui il vincitore avrà il titolo del palio e se lo otterrà per tutto l'anno e lo rimette in palio l'anno successivo. C'è stata la sfilata di queste auto d'epoca, c'è una mostra fotografica all'interno di Sala Vittoria, c'è la mostra del Pilacorte, ma il clou è proprio questo che sentite dietro alle mie spalle. Questo è il Borgo Riolo, sarà il primo ad entrare, poi saranno gli altri borghi che si sfideranno. È una domenica veramente straordinaria, emozionante, e sarà vissuta da tutto il paese con grande entusiasmo. A vedere la storia è emozionante, perché parla di un bambino, dunque è molto emozionante. Noi iniziamo a marzo per il testo, perché le idee sono tante, poi si dà una schermata. Poi da luglio si inizia con i cantieri per le scenografie e i costumi nella sartoria. Sono tanti giovani che si divertono, un in bocca al lupo, insomma, è anche la loro festa, perché il paese è molto sentito, no? E per fortuna ci sono tanti, tanti, tanti giovani, tantissimi giovani. I ragazzi sono bravi, si dedicano alle prove, perché non è un teatro normale. Qui ci sono dei tempi per entrare, per uscire. È tutto un calcolo. Non è più come una volta che si faceva la goliardata, un giretto per la piazza. Adesso va tutto a tempo. Una volta si registrava in casa, adesso si va nelle sale apposite, dove lì non si deve sgarare, bisogna arrivare preparati con tutto, i dialoghi, musiche, da qui a lì. Poi vedrete, è una roba, l'ho detto stamattina ai giurati, io posso star qui fino a stasera a parlare, a raccontare, ma se uno non è dentro e lo segue come me per 7 mesi, posso ben spiegare, non capisce. Veniamo ogni anno quando possiamo, quando è possibile, sì, è imperdibile, è un evento meraviglioso. Questo è il momento in cui i borghi di Fagagna riescono a far vedere tutto il lavoro di un anno intero, è un momento eccezionale in cui proprio si respira la passione che nella quale sono immersi tutti quanti per lunghissimi mesi di preparazione, quindi momento spettacolare, venite tutti a Fagagna! Noi quest'anno abbiamo fatto un bel passaggio di consegne, perché abbiamo lasciato la regia a un gruppetto di 5 ragazzine che hanno dai 13 ai 16 anni, e quindi abbiamo lasciato loro carta bianca, noi adulti ovviamente le abbiamo supportate, però la scrittura e la regia della storia è stata data in mano a loro. E la storia racconterà la vita avventurosa di Tina Modotti, che è una famosa fotografa friulana ed è nata alla fine del 1800, e quindi insomma siamo tutti emozionati per il debutto di queste fanciulle. In tutto intorno all'associazione girano circa 200 persone, in piazza oggi siamo circa 120. Il lavoro grosso è di circa un mese, quindi da dopo Ferragosto in poi. Prima ovviamente ci si trova per fare tutta la parte di scrittura, di idealizzazione, perché ovviamente quando si arriva ad agosto bisogna già sapere che cosa andare a poi realizzare. Il Palio dei Borghi per Fagagna è un momento di aggregazione, perché abbiamo tutta la gente proprio in piazza. I borghi sono divisi in 4 borgate e portano avanti questo palio proprio con entusiasmo ogni anno, e ogni anno vediamo che sempre più gente sia a vedere lo spettacolo che partecipare a fare questo spettacolo, perché non è di poco. A preparare tutte le scenografie, le musiche, tutto quanto in diciamo con volontariato, e portare tanta gente in piazza non è facile, e posso dire che quest'anno stiamo raggiungendo un record di pubblico, e ci prepareremo a fare un altro spettacolo meglio il prossimo anno. Anno dopo anno bisogna sempre migliorare, che sia io presidente, che non sia io presidente, la Proloco deve andare avanti. Abbiamo
visto il primo borgo, Riolo, aspettiamo il centro, è stato molto bello, emozionante. Tanta gente, bei colori, ben fatto, ben scritto e ben fatto, belle canzoni anche, belle musiche. È un momento che unisce tutti, che unisce anche i bambini. È bello vedere anche i bambini nelle stesse classi, nella stessa aula di catechismo, saper star zitti, raccontare e non raccontare la propria storia, proprio ci tengono a essere partecipi, a avere il proprio ruolo, a partecipare anche alle cene. È un momento molto importante per il paese. Noi siamo tanto contenti, è stato un bel percorso, ci siamo divertiti tanto, con tante risate, e speriamo di aver trasmesso lo stesso al pubblico e alla giuria. Noi abbiamo una signora di 96 anni che ci ospita gentilmente nel garage, dove per un mese abbiamo il volume al massimo, il vicino di casa ci presta il giardino e grazie a loro noi riusciamo a fare tutto, quindi gli siamo veramente grati e debitori. Non siamo di Fagagna, siamo di Portogruaro e Pordenone. Invitati qui da una ragazza di Fagagna, non abbiamo potuto dire di no e per fortuna non abbiamo detto di no, aggiungerei. Molto bello, cioè non avendolo mai visto prima mi ha colpito molto, tanta gente, tanti attori, belle storie, anche con significato, quindi veramente interessante. In piazza vivremo un'emozione, principalmente nostra, perché c'è tantissimo lavoro dietro e perché siamo felici e contenti di mantenere una tradizione e con le difficoltà che ci sono, però qua siamo tutti volontari e quindi spero che riusciamo a far divertire gli altri come ci divertiamo noi. La preparazione comincia verso marzo-aprile con la storia, successivamente c'è il montaggio, la scrittura, e dopodiché si fa la registrazione e si comincia a cantiere sartoria, anche qui ripeto sempre tutti volontari, e che dura un mesetto diciamo, e poi ci sono le prove che sono per noi Borgo Paluto, che siamo un po' disorganizzati l'ultima settimana, però diciamo di lavoro ce n'è tanto e io ringrazio sempre tutti quelli che hanno voglia di darci una mano in base alle proprie disponibilità, un'ora, due ore, o c'è anche chi lo fa di notte e di giorno, però diciamo che siamo contenti e felici. Siamo come partecipanti 170 quest'anno, che è il numero massimo che abbiamo mai raggiunto, e c'è chi appunto arriva dall'inizio, chi arriva la mattinata di oggi diciamo, però siamo molto felici e contenti, devo dire la verità. C'è un pit stop che ormai è tradizione negli ultimi 10 anni, quindi non possiamo esimerci, perché abbiamo un borghigiano che è titolare del bar, che nel tragitto offre un qualcosa per rinfrescare, dato che oggi è una giornata molto calda. È in veste di tifoso del Borgo Centro, no? Mi sembra giusto, ormai 50 anni che abito in questo paese, gli altri anni ho anche partecipato al Palio, quest'anno mi sono dedicato proprio un'annata sabbatica per il gusto di vedere tutti e quattro i borghi, insomma, no? Quindi è sempre un piacere, colgo l'occasione anche per ringraziare tutta la gente che è presente oggi qua a Fagagna, perché vediamo che c'è un folto gruppo che si sta pure divertendo.